Allora, BMW R1200 GS, sostituzione ammortizzatori anteriori e posteriori. Vediamo i cartellini di plastica. Ci procuriamo una vaschetta metallica magnetica per poter riporre tutti i bulloncini. Dobbiamo rimuovere il serbatoio. Allora, dato i chilometri della motocicletta e dato anche i materiali che purtroppo è plastica, bisogna stare fare con attenzione nel rimuovere sia i connettori del serbatoio sia le connessioni rapide. Sono molto fragili e si spezzano subito, soprattutto se sono calde. Questi sono i due tubi di rispurghi che adesso sono staccati e li lasciamo qui. Poi, spingendo questo pulsante, si spinge qui sopra e molto delicatamente, con molta attenzione, si espelle. Stessa operazione dall'altra parte, con un cacciavitino, sempre con molta attenzione, se ci rimangono in mano, e tiriamo fuori, eccolo qua. Idem da quest'altra parte. Quindi la pompa adesso in questo momento è disattivata. Stessa operazione, pulsante. E si tira su, qui c'è più spazio, sempre con attenzione, ma si lavora più agevolmente. A questo punto la visione è più chiara. È bello vedere le particolari tecniche qua di questa moto, il telelever, ovviamente l'elemento clou della BMW, il telaio, che in questo caso, essendo una motocicletta con motore che è il telaio portante, è una parte piccolissima. Per asportare l'ammortizzatore ci serve una chiave torsi da 50. Lo svegliamo, ma non lo sfiliamo completamente. A questo punto andiamo ad operare sopra. Qui ci occorre una 5 brucola, sì. Qui opereremo in questa maniera. Tengo fermo e sviro. La sequenza è bullone, rondella, gommino e boccola. Adesso naturalmente, allentando l'ammortizzatore, il peso si è spostato tutto quanto sul retro. Quindi sfilo il dado, che c'è il paramotore che non ci permette di far scaricare il telelever a terra. Infatti il telelever adesso che ci poggia sopra al paramotore, proviamo ad allentare qui. Ne abbiamo due interne qua. Allora, non con la 50, ma con una Torx più piccolina andiamo a levare anche queste due viti. Tirando la parte destra riesco a sfilarlo leggermente. Quel tanto che a me basta. Ok, è in tiro. Allora davanti gira. E sganciamo i gommini della centralina, del supporto della centralina. Il dado per sfilare il perno utilizzo un punzone, un bulino e un martellino. Eccolo qua. Adesso sposto letteralmente la moto in avanti. Possiamo sfilare il nostro caro ammortizzatore. Eccolo qua. Ci reinseriamo il gommino, la boccola,
e lo andiamo a riposizionare, diciamo così. Gommino, rondella, dato ammortizzatore. Ok, gommino rivolto con lo spessore verso l'interno, rondella e dado. A questo punto possiamo stringere. In tutti i buini che adesso andiamo a rimontare ci si mette un filettino di grasso. Questo perché il grasso dell'olio è mezzo meccanico e il grasso lo è a tre quarti. Ovvero sia, la motocicletta senza olio non funziona. E siccome prima abbiamo smontato tutti i bulloni e ci volavano tutti quanti, ci mettiamo un po' di grasso così la prossima volta non ciclano e si svitano subito a mano. Che è la vite del supporto del serbatoio. Anche qui un filino di grasso. Poi qua ci va una rondella, qui ci va il dado. Perfetto. Io a questo punto voglio mettere anche il perno del telaio. Perfetto, ce lo ravvitiamo con la pistola come l'abbiamo svitato. Adesso riposizioniamo le quattro viti del traietto anteriore, gli attacchi superiori e inferiori. Questa vite qui, il traietto qua superiore, ma non stringiamo, così accostata, perché sennò dopo se stringo non riesco ad appuntare questi da di qui. Quando ci sono due bulloni a squadro, come in questo caso, che uno è di fronte all'altro, per evitare che poi dopo non pesco il buco di quest'altro, non si stringe mai a morte. Adesso stringo tutto. Ok, adesso tiro su, me lo centro bene nel punto in cui mi interessa. Ok, è infilato. Anche qua non stringiamo ma accostiamo, stringeremo tutto quanto alla fine. Dentro ci mettiamo un po' di svitol così entrano subito. Inserisco. Il condotto dell'aria, per inserirlo dobbiamo alzare leggermente il serbatoio. C'è un'innesta a pressione in quel punto. Noi lo alziamo poco poco. Prima guardiamo bene e lo centriamo. In questo caso è evidente di andare un pochettino più avanti. Ok, si alza, ci aiutiamo con la cinque a brugola. A questo punto procediamo con l'ammortizzatore posteriore. In primo luogo allentiamo la fascetta dello scarico, passano pochi giri, con una 14. E con una 12 a snodo ci allentiamo il supporto del terminale. Ecco qua il terminale. Sfilo sopra adesso l'ammortizzatore.
il lavoro è terminato. Eccolo qua. Bello.